1118 miglia a Biella, si rafforza ancora una volta il rapporto con la manifestazione di prevenzione e cultura del primo soccorso, ma qual è l'impegno di MAPFRE anche e soprattutto con le scuole, con gli studenti? Importante dire che è un impegno, sì, è un grande impegno di forze che noi ci mettiamo, ma è una soddisfazione immensa. Il cercare di portare l'educazione, di trasmettere quali valori sono quelli del non mettersi alla guida in stato di ebbrezza, quelle del primo soccorso, sono cose fondamentali. Nelle scuole è molto importante, vediamo veramente questi giovani che recepiscono e che effettivamente colgono queste nozioni che noi cerchiamo di trasmettergli, e quello che noi abbiamo nel cuore è veramente di cercare di fare in modo che a loro arrivi qualcosa e possa rimanere, perché possa far bene alla loro vita. 1118 miglia a Biella, ultimi fuochi perché poi si ritorna alla base. Sì, ci siamo addirittura d'arrivo, molto provati, però provati anche nell'animo, perché il ritorno delle scuole, delle piazze è positivissimo, per cui la stanchezza si sente, però sicuramente ci ripaga tutto il calore che abbiamo ricevuto dalla popolazione e degli alunni. Ormai siamo agli sgoccioli, domani saremo a Verona, Modena e Bologna, che chiudiamo il 9 ottobre il nostro terza edizione della 1118 miglia del soccorso. Ecco, c'è anche un'anticipazione, ci ritorniamo il prossimo anno in Brasile. Sì, con grande piacere, siamo stati onorati dall'invito dal segretario di Stato di Salute, che sarebbe un ministro della Salute dello Stato di Santa Caterina, di riprodurre questo know-how italiano di cultura e di soccorso itinerante in Brasile. Nella fattispecie volevano già farlo quest'anno, ovviamente ci sono dei tempi tecnici, e quindi abbiamo già programmato la prima tappa nel Brasile per ottobre 2020, che coinvolgeranno quattro stati, lo stato di Santa Caterina, il Paraná, San Paolo, per arrivare a Rio de Janeiro come tappa conclusiva di questa nostra prima edizione brasiliana.